Allora, amici, stasera abbiamo in live un nuovo format molto importante. L'abbiamo strutturato io, Sedia e Leo. Come ospiti avremo Berro Fronzo e Dlarz. I concorrenti di oggi saremo io, Sedia, Berro Fronzo e Dlarz. Il giudice, il conduttore sarà Leo. Per i prossimi episodi poi ci invertiremo. Però oggi Lost è Leo. Perché Luci Dark Reality? Guarda, se fossi stato più attento avresti notato che questo qua non è un verde, bensì un verde color acqua. Un verde acqua, un Anoli Green Water. Non verde Harsh Reality, Green Water. Il che lo rende un colore non da Harsh Reality. Però ti ringrazio per la precisazione. Magari non si è visto bene, però sono due colori diversi. Azzurro acqua, bravissimo. Oggi, signori, vince chi ha i gusti peggiori. E adesso andiamo in live e spieghiamo tutto quanto, come funziona questo bel formattino. Ovviamente manca Berro Fronzo. Scrivo a Berro. Ciao bro, ti aspettiamo. Perfetto. Vediamo che c'è su Discord. Su Discord c'è ovviamente il King del Gaming, rinominato per essere una delle persone più influenti dell'ultimo millennio. Dlarz Carafa. Ah, top, pensavo te ne uscissi tipo con un altro nome all'improvviso. No, sono io, il King del Gaming. Ciao bro, come stai? Tutto bene? Inizio subito dicendo una cosa importante, ragazzi. Vai. Cioè, vado a pisciare e arrivo. Porca miseria, immagina tipo che arrivi davanti un altro, che ne so, che c'è il tipo che entra e fa un attimo, vado al bagno e poi ci sono. Sì, sì, c'è Paolo Bonolis, tipo, allora mi dica caro, lei come si chiama, da dove viene? No Paolo, scusa, devo andare un attimo devo a pisciare, un bagno. Mi aspetti sì, sì. Qua, non seguo, manda la pubblicità, che ti devo dire Paolo. E lui fa quella faccia strana, guarda in camera mentre tu vai a pisciare e te ne freghi del fatto che lui ti sta prendendo in giro perché tu sei superiore, sì, certo, a Paolo Bonolis. E lui guarda la cam, la hard cam, quella centrale, e fa... Esatto. Ma cosa sta succedendo? Ma io sono in balia delle scelte degli altri. Non c'è più rispetto per questo lavoro. Sì, sì, esatto, esatto, sì, sì, esatto. Grande, ti amo, Paolo. Poi diventi... Vai a pisciare, dai, basta che se non ci metto. Madonna, sono andato in bagno, ho fatto una cagata che sembrava che avessi... Ed era in... Cioè, proprio... E te lo giuro, sembrava quel... E mamma mia... Ok, ragazzi, siamo in televisione, le parolacce vanno censurate. Leo, che cazzo hai fatto in bagno? Te l'ho appena detto, ho fatto una cazzo. Cioè, tu la vedevi e sembrava proprio di dimensioni, come se fosse quella... Hai detto quella troia di tua mamma? Non mi sono mutato? Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Come è passata la tua giornata? Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Che non sei stato bene, su Discord tutto bene, con me, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Tutto a posto. Ho fatto gaming, ho fatto lavoro, okay. Ho fatto meditazione e un poco di esercizio fisico. Ah, che bomba. Che bomba, yes. Ovviamente manca la sedia a due gambe che sta parlando con i suoi sgabelli, solo che qua, no, vediamo, non so se lui mi vede. Tu invece? Ok, volevo vedere se vedeva la mia cam così da attirarlo qui. Allora, io tutto ok. L'hai attirato? Come è andata la tua pipì, mister, mister Camfo? Ma esce al top, considerato comunque che c'ho, che mo faccio 20 anni tra qualche giorno, raga. Ah, sono 20 fra qualche giorno? Minchia, cioè mi sembra di averne 19 da una vita, cazzo. Che bomba, bro, che bomba. Sì, allora. Sì. Ma Berro Ferro? Probabilmente si è smarrito dentro la casa di un hobbit del adesso Signore l'avviso. Degli Anelli, Sound and Ambience, odore del buco del culo dell'anello del potere. Tipo, oh, Madonna, uno di quei video, no, Asmr. Chat, non si è sbagliato, Dani, non è 40, è 20. Vabbè ragazzi, purtroppo non è esaltante se vi dico la verità, purtroppo tra qualche giorno ne farò 29, ma vedete che già non è fico, come dire, ne faccio 20. Eh sì, è già si perde la magia. Meritatissimo, meritatissimo infatti. Ciao Cali, grazie per il Prime carissimo, benvenuto, ti ringrazio per la sub.
Poldo, ti allora, sei mutato per ringraziare uno sapo quando siamo solo io e Dani qua. Pronto? L'ho fatto per rispetto, berro, per rispetto del berro, decoro. Berro, sono, berro, sono io, sono io. Berro, 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 Fronzo è arrivato. Sono io, sono Berro Fronzo. Ciao Berro, 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 signori. Berro, berro, come sono andate berro, le tue ultime berro, 78 ore a giocare berro, a Minecraft? Tutto bene? Oh, ma senti, a parte che sono mesi che sto giocando a Minecraft. Ok. A parte che poi sarebbero anni, che poi sarebbero decenni che gioco a Minecraft, ma questo è un altro discorso. Però bene, sto facendo un pacchetto che c'ha tipo le istruzioni, quindi tipo ti fa una lista della spesa, tu la fai e ti senti intelligente, quando in realtà hai seguito delle istruzioni. Tipo quei giochi complessi che non gioca nessuno, tipo Dark Souls o altro, oppure più tecnici? No, vabbè, ma su Dark Souls devi inventartelo tu come fare il boss, mentre lì c'è proprio la lista della spesa. Cioè ti dicono, ho bisogno di quattro cose di copper. Senti, di rame. A proposito tu di dai, lista della spesa, e il gioco ti dice, sei stato bravissimo e intelligentissimo, cazzo. Riesci ad andare su VDO Ninja e mandarmi la tua cam? Sì. Berro of Fronts. Sì, è il suo vero nome e cognome. Sono proprio questo. Io. Amici, non vi sentivo da un sacco. Come state? Tutto bene. Tutto a posto, tutto a posto. E tu ci sei fatto le tue vacanze distruggendoti parti del corpo? Porca troia, mi sono spaccato vero, la mano. È vero, ti sei spaccato fortissimo. Un dito. Che si fa stasera? No, adesso no, che un dito. Mi sono rotto stiamo proprio la mano. Sedia. Te l'avevo detto, Berro, di non indossare l'anello del potere durante la pugnetta. L'hai fatto davvero? No, non è andata okay. Così, ma ve lo spiegherò in privato e ognuno dirà una cosa diversa. Anche perché faremo... l'anello ha una sua volontà. Ma che palle, non credo, ma pure le cose private devono diventare un cazzo di format che ci dici le cose diverse e poi dobbiamo azzeccare qual è quello... Ciao Berna, grazie del 12° mese, caro. Ti ringrazio per la resub. Un minimo di riserbo nella propria vita, porco due. Ma come ha detto serbo? Registrazione audio. Oh, ce l'hai fatta ad arrivare. Buongiorno. Ciao ragazzi! Come è andato il tuo dialogo lungo e profondo con i tuoi sgabelli? Ho una maglietta di Fortnite. E allora stasera le tue opinioni non varranno. Esatto. Automaticamente. Fortnite Kid. Allora Berro, ci manca... In realtà ci è proprio per la mia supremazia. Sì, lo so, sto avviando la seconda istanza di Discord e tutte quelle cacate. Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro. Lo so che mi stanno aspettando su Discord, sono su Discord, non c'era bisogno. Dopodiché Berro, trovi anche qua nella chat di Discord la board a cui devi accedere con la tua mail, metti una password e sei dentro e basta. Direi troppo sbattone. Io onestamente non c'ho voglia. Stai giocando un pack tecnico di Minecraft e mi caghi il cazzo per fare due click. Dai, su, dammi la cam e apri quella board. Hai ragione. Okay, mi sono cambiato la maglietta perché c'avevo su. Hanno cancellato il film di Skippy di Toilet perché adesso Sedi ha annunciato il film. Anche secondo me godo, ho portato sfiga. Skibidi babbo spospo, skibidi ma sai che per un attimo l'ho rivisto nei tuoi occhi, skibidi bibd. Di con chi stai parlando? Con Sedia. No, con Daz. Ho risposto con Sedia. hai rivisto in me skibidi toilet? Skibidi toilet. Manca chi? Cos'è che hai visto? Scusa. Ma Poldo, 420 spettatori! Grande! La droga! Vai, Leo, facciamo una sippata. Cannetta! Facciamo una hard una sipping. 0,5? Beh, non me la mandi sta cam. Sto provando, ma sta venendo utilizzata da altri 7 cazzo di programmi. Stai calmo, Cristo. Sedia, che dici? Posso fare un monumental huge sip? Assolutamente sì. Monumentali. Vuoi fare il suono? Ti prego, fai il suono se ce l'hai. Proprio. Bellissimo. Okay. Grande sip. Allora, Leo ti chiedo un favore. Puoi togliere quella cosa su Fabrizio Corona, per favore? Mandalo qui nella chat di Discord. Fabrizio Corona? Fabrizio, sì, quella cosa scritta. Ma c'è scritto curcuma, è un nome inventato. Ah, curcuma, scusa, l'avevo letto male. Perdonami. Oh, ma io vorrei allora. Vorrei vedere su TikTok tipo Fabrizio Corona parla dei Los Hermanos. No, è perché ho scritto per fare un test e ho scritto la frase Leo dovrebbe diventare Fabrizio Curcuma, che ho letto male. E poi mi fa, scusa, potresti levarlo, non Berro, quindi me lo possiamo avere questa mandato, cosa sto, no, non la potete avere, basta, mi hai rotto le palle, porco due. Sto provando a mandare un messaggio, devi farlo con la fotocamera virtuale. Taggio. Ecco.
Signore e signori, direttamente dalla terra di mezzo, dalle terre di Gondor. Ti ho mandato la cam, la vedi la cam? L'unico vero possessore dell'anello del potere del signore del potere del signore degli anelli. Signore del potere del signore. Lui lo chiamano il nuovo Gandalf. Gandalf il marrone. Signore e signori. Oh, si vede, Barro, eccolo là. Manca solo Dani. Dani deve accendere la cam. Dani la accende, possiamo far vedere alla chat la cosa nuova. Vai, manca solo Dani. Devi accendere la cam, ok? 3, 2, 1. Aspetta. Wow! Aspetta. Okay. Ah no, ok, scusa. Via. Wow! Signori rock and roll, benvenuti su Cattivo Gusto. Eccoli qua, metal. Si vedono. Ma smettila che prendi in giro i metallari. Quando tu viva ascolti per 45% K-pop, metal. Jazz e pop. Metal. Ciao Loretta, grazie del guarda, prime. Guarda, ho una maglia con il teschio, sono un metallaro. Di sedia, ho fatto la jazz, musica... non ne parliamo in live che mi mette un po' in imbarazzo questa cosa. Allora, Dlarz, tu sei riuscito ad accedere alla board? Sì. Ok, tu Baron Front... Dov'è che mi ha mandato sta roba? Di qua? Ah, qui? Sì, nella chat sì, qui di Discord. Sì, adesso sto facendo. Perfetto. Allora, non sono d'accordo. Tu sì. Sei dentro la borda e ti fa spostare robe, Dani? Ok, ti sei spostato, non sono d'accordo. Visto. Sono d'accordissimo. Sono più che d'accordo. Cioè, guarda quanto sei sono ultra d'accordo. Sono fuori dal biasco. Ascolta un attimo, devo scrivere anche io le cose, scegli un'opzione. No, quello salta tutto, salta tutto quello. Sembra un'intervista. Vabbè, io ne metto a caso allora, faccio design. Sì, sì, ciao, fai ragazzi. Tutto a caso, l'importante è che entri. Sono un contributor. Questa grafica e tutta sta gente sembra una di quelle live tipo calcistiche. Ma allora ragazzi, noi acquisti dell'Inter, questo Taremi può prendere il posto di Turam. Che cazzo. Leo, okay. Le frasi falle sempre tutte su due righe, che sennò va fuori dall'overlay. Allora, infatti stavo vedendo fare, e adesso mi devi semplicemente dire dov'è che io prendo la mia cam per farla mostrare alle altre persone. Chat, posso avere Poldo, un po' di metal? La board. Poldo, inquadra la board. La sto inquadrando. Un po' di metal, sì. Per favore. Ti sta arrivando il metal? Vabbè, che stai facendo, Dani? Mi stai baciando, mi stai annusando. Ok. Berro, dimmi cosa ti serve. Metal. Di mandare la mia cam alle altre persone. Metal. Pomodoro! A quali altre persone? Al mio OBS, banalmente. Perché mi stavo dicendo? Aggiungi la mia cam all'OBS. Certo. Aggiungi una fonte web, metti il link che mi hai mandato a me. Non sono che ci d'accordo. Sta, è una cosa molto intelligente. Grazie, va bene. Chat. Esatto. Grazie, ma io sto tentando di settare Bero Fronza. E quel deficiente a 45 anni con la maglietta di Fortnite che fa le corna del rock. Ma ti rendi conto di quanto sei patetico? A me fa morire che ci sono sei tutte patetico. Le cioè, tutte le zanche è spam di pomodoro fortissimo. Sono mega sfocatissimo. Ancora si legge meglio. Perché scrivono pomodoro? Oh, ecco, allora. Boh, non lo so, hanno iniziato loro così senza motivo. Ah, è la skin di Fortnite! Dani sta giocando con il pomodoro. Con i palloni. Io che caco sopra Berro seduto sopra sedia. Minchia, che profonda questa scena. Vogliamo spiegare alla chat qual è il... Dai, spiegate anche a me, peraltro. Sì, esattamente. Andiamo con calma. Tu mi sembri troppo rincoglionito, però voglio fartela spiegare. La maglietta di Fortnite sta facendo il suo effetto. Però, bro, mi raccomando, è il primo episodio, quindi per favore spiega lento che cosa sta succedendo stasera, ok? Allora, devo spiegare io? Sì. Vai, tu spiega, io faccio muovere il tuo avatar, vai. Allora, miei ghiat, adesso vi rizzo io la spiegazione. Sì. Allora, sì. Sostanzialmente... ok, la smetto, perdonatemi. Benvenuti ragazzi a Cattivo Gusto, questo nuovo format ideato da varie persone, non ci prendiamo i meriti in questo, noi no, in questo... Ringraziamo Alice per il titolo. Alice ha inventato fatto, il ecco. Titolo e poi il concept è stato valutato dal nostro team e oggi siete voi alla prima puntata pilota di questo nuovo format. Come funziona questo format? Sono emozionato, cazzo. Siamo noi quattro, il signor io, Sedia, poi c'è Mr. Dov'è? Mr. Barofronzo. Can you, ma perché chat, mi hai preso quella foto terrificante? Va bene, ok. Can I have... perché era molto bella. Potete spostare leggermente più in basso i pallini, per piacere, perché non mi escono dall'overlay. Grazie mille. C'è Mr. Barrow Fronzo, il nostro carissimo Dlarz, Poldo e host di questa puntata di oggi, perché saranno intercambiabili gli host, è il nostro carissimo Leonardo Bruce. Posso avere un applauso in chat? Grazie, per favore. Oggi Leo è il crea opinioni. Oggi è il generato delle opinioni. Mamma mia, è generato fortissimo.
Allora, Leo, delle opinioni borrende. Grande Leo, vai. No, scusa, cioè, volevo dire. Posso finire, Dlars? Scusa, poi vai. Puoi tornare ad essere il protagonista. Dlars, ma perché hai interrotto Sedia? Sai che poi ti manda quel vocale di 30 minuti su Telegram? Guarda, per ora allora è stato un po' rispettoso. Devo già bloccarlo, madonna. Quando avevamo detto che il video era mio, ciao, quindi Daniele, dovevo essere ciao, Daniele, io. Daniele, scusami, guarda, oh, ho notato che mi hai interrotto nella frase, mi dà un sacco fastidio. La prossima volta non potrò invitarti di nuovo, scusami. Ragazzi, ci pensano i mod a spiegarlo in termini di Fortnite. Ora devo spiegarlo per tutte le chat, quindi è un po'. Vai, andiamo dritti, allora, che sennò non si capisce un cazzo. Allora, il nostro host ha creato per noi diversi argomenti su cui essere in accordo o in disaccordo. Come funziona questo format? Leo ci proporrà i suoi argomenti e noi dovremmo spostarci o a sinistra o a destra nella fantastica freccia che vedete lì per dire se siamo d'accordo o in disaccordo. Noi avremo del tempo per discutere di questa cosa. Per esempio, Leo farà delle domande, facciamo su una cosa a caso, sulla pizza, no? Questo dado è bello? Questo dado è bello, noi ci poniamo sul vario spettro della freccia e discuteremo della cosa. Nel frattempo, chat, e qui entrate in gioco voi, vi verrà inviato un link chat, a tutte le chat teoricamente, sul quale potranno votare. Ok, quindi anche voi ci dovete dare la vostra opinione. Ci siete, fagli vedere. Sposta la pallina della chat sopra la freccia. Tocca le palline della chat. Pallina della chat, ecco la chat, c'è anche la chat. Quindi ci siete anche voi, tranquilli. Ma il vostro voto verrà svelato solo nel finale della nostra discussione. Ci prenderemo a parole, ci saranno molte parolacce, molte bestemmie, vi ho avvertito. Ah sì? Okay. Può essere, beh, sì. Adesso sì. Sono preparato. Io dirò, metal al posto delle bestemmie. Nel momento... Bello, non ti sentivo da 2 mesi, ma sei sempre il solito coglione. Sì, esattamente. Nel momento in cui verranno svelati i voti di tutti, quindi per esempio ci saranno 3 persone d'accordo e 2 persone in disaccordo, indovinate chi vincerà? Vincerà un punto coloro che sono in minoranza, facendo del cattivo gusto la vittoria. Ok, Tony. Tipo, questo caso avrebbe vinto Sedia. Sedia si faceva un punto, semplicemente. Comunque non è possibile. Vedi, spiegato? Semplicissimo. Ciao da Drake. Io voto l'opposto di Dlars. No, non voto da Drake. Maledetto da Drake, sempre lui. Quindi se avete capito bene, no, aspetta, se non avete capito... Se ti vota l'opposto è giusto, perché tu prendi il punto. Cioè tu devi essere l'opposto degli altri. Sì. Ma esatto. Ma quindi nel senso, noi possiamo tipo pilotare, dice Fortnite è bellissimo, io posso dire sì, certo che è bellissimo. Puoi dirlo, ne va della tua dignità. Però ne va della tua... Sì, cioè io rimarrei molto, molto preciso. Io sono boomerissimo, cazzo, voi farete i vostri meme di Fortnite, di TikTok, dei balletti, io che ho più di 22 anni non capirò un cazzo. Perfetto. Allora, io so che ci saranno delle argomentazioni importanti, infatti c'è un jolly di cui vi parliamo dopo, ecco. Quindi qualora... Lo vuoi fare dopo? Secondo me appena c'è il primo litigio, io butto il jolly. Primo litigio. Che è importante. Allora ragazzi, quindi c'è un jolly segreto, ve lo sveleremo dopo. Ve lo sveliamo dopo. Allora, direi che io alcune domande erano un po' troppo lunghe, quindi ci sono degli errori in cui tolgo vocali, roba del genere, stringo parole, è perché sennò non ci stanno su 2 linee. Puoi mettere KMQ per quanto mi riguarda. Ok. Ok. Chat, signori, benvenuti. È il momento di iniziare. Spanish e io ti odio. Fuori da sta cazzo di live. Cioè, sei proprio i peggiori, cazzo, per fare sto format. Sei insopportabile quando dici quella parola. Cioè, tu ti rendi conto che passeranno, non so, forse 10 minuti prima che vada completamente in vacca tutto, tipo? Sì, assolutamente. L'ho fatto scaldare, ragazzi. Poldo è caldo. You hated up. Ragazzi, Poldo non ha ragione. Su, dai, è uno scherzo, è un prank. Ecco, già sono in disaccordo. Dai, Leo, cominciamo allora. La parola allora, signori, benvenuti nel primo episodio. Il link per la chat ce l'hanno tutte le chat, solo la tua, solo la mia. No, il link verrà generato dopo. La invio qui nel nostro canale. Dopo, ragazzi, ve lo metto pinnato così potete votare con calma. Leo, a te la parola. Signori, benvenuti nel primo episodio di Cattivo Gusto. Avete delle opinioni di merda? Questo è il gioco per voi, perché potrete fare un sacco di punti. La prima domanda di oggi tocca molto nel personale uno dei nostri contendenti, ed è il buon Poldo.
No, ma wow, iniziamo male. Secondo voi, la pizza con le patatine è principalmente da bambini? Ma solo con le patatine o patatine più? Solo patatine. Solo patatine. Solo patatine. Ok, ah, allora solo patatine. Sono mediamente d'accordo, cioè secondo me si può enjoyare anche da un adulto, ma generalmente la pizza dei bimbi. Invece patatine e würstel va benissimo. Giustamente. Anche se avete 90 anni. E io tipo non mi posso mettere ovviamente al centro, dire non so, sono gusti personali. Anche, non è no, concesso, assolutamente non hai capito la... allora, Berofronzo, è la tua opinione. Allora, io sono un pochettino d'accordo, che è un po' pesante. No, chat, non cominciate a dire un'opinione diversa dalla mia, eh? Per favore. Aspetta, dovevamo darlo prima alla chat, prima di piazzarci, forse. Vero, beh, non fa niente, no? Vabbè, fa il primo. Sì, perché adesso tipo questo qua dirà, no, io sono d'accordo con Poldo, perché è il mio beniamino del cuore, con la Q. Ma è vero, è questo il punto, se tutti sono d'accordo con Poldo, Poldo perde. Ragazzi, allora, per quanto mi riguarda, è come io mi metto il dito in bocca? Sono un bambino? No, non funziona così. Beh, oddio. Okay. Beh, oddio. Comunque, Poldo e sedia, cioè, solo okay. Patatine. Solo cioè, patatine. A parte che è da bambino. Cioè, c'è l'impasto e sopra le patatine. Allora, il pomodoro. Io ho inviato il poll per le chat, innanzitutto. Ho inviato il poll, quindi grazie, andate a votare, chat, per favore. Cioè, andate a votare. Solo ragazzi, patatine. Mi raccomando, è importante. Andate a votare, è importante. Cioè, andate a votare. Solo patatine e basta. Ragazzi, votate nel link pinnato. Vi link pinnato. Vabbè, non lo dico, ragazzi. Non lo puoi dire, Delarz. Cioè, hai interrotto sedia prima, adesso lui ti interromperà sempre. Non darò la mia opinione. Scusa, è che dovevamo inviare i poll. Vai, intanto parla. No, basta, non la dico più, ragazzi. Ma come non la dici più? Perdona. Basta, adesso me la tengo per me, ragazzi. Me la volevate, dovete sentirla prima, ragazzi. Adesso tornerò a sippare la mia sigaretta elettronica 0% nicotina all'ananas. Ma perché tutte ste cazzate? Siamo solo alla prima domanda. Ma vedi che qua c'è un piccolo argomentazione che feci io su Instagram qualche tempo fa. Adesso ha detto feci? Ha detto cacca, esatto, per dirlo io. Va bene, allora le opinioni oggi non vengono date. Ragazzi, è un formato opinionistico. Finite di dare la vostra cazzo di opinione, per favore. È impossibile dare opinioni in questo format. Hai detto Dario? No, scusa, basta. No. Ha mocciato? Dai, scusami, parla Leo, perdone. È impossibile, Dario, cazzo. A quanto pare si andrà a dormire adesso. E dicevo, quindi, che secondo me, quelli che dicono che è da bambini totalmente la pizza con le patatine, è perché non hanno avuto un'infanzia, i loro genitori li hanno fatti crescere troppo in fretta, e ciò che a loro piaceva da bambini non gli piace più da adulti, solo perché si sentono giudicati e non riescono a parlare con se stessi onestamente. Ecco, sono d'accordo. Cioè, no, aspetta. È più o meno. Di sì. No, perché poi cambia il punto. No, come funziona? Mi devo spostare? No, io sono rimasto in due. Hai detto che sei non è da bambini. Cioè, non sei d'accordo che non è da bambini? Sono. Ha detto una doppia negazione? Infatti, non ho capito più niente. Ragazzi, sono troppo positivo come persona per queste cose. Ragazzi, dopo ce n'è una quadrupla negazione. No, beh, no. Va bene, quindi io rivelo i voti della chat. La chat ha votato per il 60%, non sono d'accordo. Infatti, andiamo a piazzare il votino della chat. A quanto pare prendono un punto Berro, Fronzo e Dlarz. Effettivamente, sono molto contento di questa cosa. Oh no! Secondo me dovrebbe valere di più il punto di Dlarz, perché si è esposto di più di Berro. Cioè, sedia, però hai perso contro uno che ha quell'immagine del profilo lì. Cioè, io non lo so. Però aspettate, perché io dovevo, dovevo fare un piccolo appunto. Come una stavo rettificazione. Dicendo prima? Stavi per dire rettificare, io ti stavo per riprendere. Rettificare. pluriretti. Comunque, allora, in effetti la domanda è: la pizza con le patatine è principalmente per bambini? Perché io l'ho messa lì. Allora, se io vado a cena con un adulto e prende la pizza con le patatine, magari chiamo penso la polizia. Sì. Magari io penso, se la vedo prendere a un ragazzino, dico ok, ci sta un ragazzino. Se la vedo prendere a un adulto, manco ci penso, va a finire. Io ho messo quel voto lì, più che altro perché non piace a me. Però la domanda è, la pizza con le patatine è principalmente da bambini, non se ti piace. Quindi forse devo aggiustare un pelino il tiro. Cioè, nel senso, magari lo penso se te la prendi, ma non è che te lo dico. Oh, io se un adulto mi prenota, cioè mi prendo una pizza patatina davanti, io faccio yo, you're like me. No, perché, solo con le patatine. Solo con le patatine, proprio, cioè, dopo una fetta già mi sono rotto il non cazzo. È vero, il gusto. Non invece, è vero. Invece, la se pizza te la regalano? Suprema, vabbè, sì. Vabbè, se me la regalano tutto, anche la pizza alla merda, va bene. Ma la pizza Gandalf il marrone.
Cambia tutto. Raga, la pizza suprema è con le patatine fritte e Würstel. Beh, ciao Shadow, cioè, grazie del terzo mese, grazie a Real Timothy per il quarto mese, a Fede per il settimo, a Cazzate Scobar per il Prime e a Ale Goodly per i 100 bit. Ciao belli. Finita. Esatto. Puoi dire è la più amata dai bambini di tutte le età. Scrivi, di solo ci sta. Anche quelli di 37 anni. Ci sta. Senti, puoi metterti più in alto che ti taglia sì, il mento. Sì, ma io tanto ecco, mi bravo. Sto muovendo. No, ma, no, ma lo dico, no, no, ma non lo dico per, lo dico per la postura. Grazie, va grazie. Merro Fronzo e Dlarz guadagnano direi... un punto perché hanno avuto, sono in minoranza. Signori, la prossima domanda, la seconda, vai. È di un video che non ha mai preso luce. Io e di che avevamo pensato tempo fa. Okay. Due persone in questo gruppo se lo ricorderanno. Oh mio Dio. Seconda domanda. Non votate, aspettate. Sono non dei votate. Cani veramente brutti. Non bambini. Spostatevi, non spostatevi. Ah, dobbiamo aspetta. Darlo prima alla prima chat. Alla chat prima alla ti chat. Conviene che la ridici perché non si è sentita. I Carlini sono dei cani veramente brutti. Io non dico niente. Allora, non si può dire niente. Sono fermo. Prima tocca alla chat. Prima tocca alla chat. Mandatemi il link. Allora, il link è lo stesso. Io semplicemente tolgo tutti è i voti. Stesso. Quindi rivotate. Sì, il link allora. È sempre pinnato in chat, raga. Basta ah, che perfetto, la fantastico, pagina. A posto. Io già allora, chat, potete voto. Rivotare dal link pinnato che sto pinnando. Esatto, potete votare sempre al link. Chat, già sto leggendo delle cose. Mi dispiace, ma sono parzialmente d'accordo. Hanno una faccia troppo strana per i cani. Ma già Dlarz si è piazzato. Guarda, mi sono piazzato che manco si è vede quasi, è quasi out of range, è quasi out of range. Ecco ragazzi, la mia opinione sui Carlini. E la tua opinione sui Carlini. C'è scritto principalmente senza E. Ma perché hai lasciato il titolo dell'altra cosa? No. No. Ah, era... okay. Ma l'ho anche spiegato perché prima in code principalmente non c'era lei, l'ho anche spiegato. Ma a quanto pare qui qualcuno non sa ascoltare, eh? Bravo, bravo Leo. Va bene, dai, direi che la chat ha votato non sono d'accordo. È il nostro momento di dare la nostra opinione. Sono dei cani veramente brutti. Sono no, vabbè, adesso non così tanto, però sono, io direi che sono abbastanza brutti. Io sto vicino. Cioè, non sono tipo i Chihuahua che sono un crimine contro l'umanità, però sono abbastanza pessimi. Sono d'accordo. Allora, capito, ragazzi, direi che è il momento di introdurre una meccanica di questo gioco. Oh no. Ogni persona ha a disposizione un jolly. Quindi ogni persona ne ha uno che può usarlo una volta in tutto il format. In questo caso, Dani, lo uso io, così tu ce l'hai ancora. Questo jolly si chiama parere oggettivo, che fa passare i voti dalla mia parte, prendendo automaticamente i punti io e Dlarz. Giusto. Decidi che vinci un esatto. Una cosa. Esatto. Va bene, perché? Decido, ma sta cosa dei decido Carlini, perché e il jolly è questo, decido automaticamente che i Carlini sono i cani migliori che esistono al mondo. Così. Questo è l'utilizzo che ragazzi, faccio del mio parere oggettivo. Ragazzi, ne abbiamo una a testa da usare una volta sola. Ma quante domande ci sono? Quattro, cazzo. Ma non è possibile. Vabbè, Berro, appena esce, tipo, guardare tutti e tre i film dei Signori degli Anelli contemporaneamente su tre schermi diversi mentre suoni la chitarra, mentre sorseggi il marcialatte. È fico, tu dirai, sono d'accordo, noi no, e potrei usare il parere giusto. È totalmente specifico come esempio. È troppo specifico, infatti, raga. Mi piace Berro Fronzo il marcialatte. No, ma raga, ma la parte migliore l'avete skippata, cioè che si guarda i tre film del Signore degli Anelli contemporaneamente. Vabbè, ma aspetta, ma versione sopra, estesa o versione normale? No, estesa. Parere oggettivo. Che io mi voglio nascondere dietro Poldo. Signori. Guarda, sembro uno che non deve avvicinarsi agli asili. Così. Che palle, però, Dlarz. Ma hai spoilerato la prossima domanda. Aspetta che la cancello. Cazzo. Ma proprio perfetto le stesse parole, eh. Ma poi non ci entra nel box. Chat, allora, adesso arriva e potete votare la prossima. Va bene, quindi esatto. Parere oggettivo. Parere preso... oggettivo. Chi l'ha quindi preso siamo il punto? Io e Dlarz. Io e Dlarz, sì. Io, Dlarz, sì, io ho un punto, Dlarz a 2. Dlarz al momento è in vantaggio. Dlarz già, madonna. Dlarz al momento è la persona con il cattivo gusto, capiamo. Sì, King madonna. Del gaming, ragazzi, lo faccio solo per il gaming. Ragazzi, non ho detto palle, ok? Palle? La prossima devo completarla io perché non ci sta tutta.
Vai. Va bene. Signori, domanda numero 3. Le scene sessualizzate nei cartoni con un contesto giusto hanno senso? Allora, le scene sessualizzate nei cartoni. Nei cartoni con contesto hanno senso? Contesto hanno senso. Ok, aspettate che adesso resetto il poll. Leggermente signori, d'accordo. Potete votare adesso. Quindi andate a votare. Tremendamente specifica, Leo, eh? Non, potete votare sempre allo stesso link. Non, cioè, noi non diamo la nostra opinione. Facciamo un esempio tipo Dragon Ball, no? Se tipo in Dragon Ball stessero guardando fuori da una finestra. Ma Dragon Ball la serie? In piedi, sì, no, un film, penso. Il film no. Come dico sempre, le scene dove si intravede Bulma, si intravede che si fa il bagno, la doccia, vanno bene nel momento in cui ci sono delle scene uguali anche con Goku e Vegeta. tipo, se giocano in cularella allora va bene. Par condicio. Giusto. Allora signori, la chat ha votato e ha votato sono d'accordo. Come sono d'accordo? Cioè quindi secondo per loro la è chat, giusto? Esatto, hanno senso se hanno un contesto. Quanto? 200, 66% ha votato. Mettilo al 66% allora. Ah, perdonami, non so quant'è. Facciamo finta di sì, metti, non ha tutti i torti. Ok, possiamo votare quindi. Allora, no, aspetta un attimo, io posso dire che io non ho capito la domanda. Cosa vuol dire se hanno un contesto, cazzo? Se è un contesto, cioè, se vedi che questi qua sono con le mani addosso alle tette, allora chiaramente quello è un contesto per fare il sesso. Però se è un anime sentimentale, c'è sta coppia e tu fai il build up della coppia, arrivi al momento dove finalmente questi, combinano allora qualcosa. Giustamente che fa giusto, allora cioè, lì cazzo, ci sta. Normale. Cioè, invece se è più buttata al caso tipo Bulma che si fa il bagno, il maestro che spruzza il sangue solamente per far vendere il merchandise, no, se ha un contesto ah un quindi senso, quello non è un contesto tipo che ne so che si sta facendo la doccia, non è un contesto, ma non lo so, ma più altro perché non vedi cazzo Vegeta con il babacchio quindi se siamo pro al fanservice, quindi sostanzialmente la scena dove ti fanno vedere Bulma che fa la doccia, cioè te la potrebbero pure, cioè pure se la tagliassero chi se ne accorgeva, cioè nel senso ragazzi, ma no, il cazzo io assolutamente no. Io ho esplorato il mio corpo per la prima volta guardando Bulma, quindi non è che mi puoi togliere questa cosa. Quando andavo alle medie e ci si... Guarda, tu devi capire, d'accordo, che quando ero giovane io, quindi tipo si parla di quei 60-70 anni fa, i link pornelli erano difficilissimi da reperire perché le pagine tipo si caricavano in un infinito e quindi si scambiava le JPEG da 32 kilobyte dentro un floppy disk. E questo qua è il nostro modo di smerciare le tettine di Bulma quando ero giovanissimo io. Sedia, si vede il riflesso negli occhiali che stai cercando Rule 34 Bulma. Ma se c'è scoscato il verde di questa immagine, cazzo. No, sedia. Allora, no. No. Non no, sei d'accordo. Ragazzi, no. Non sono d'accordo. Non ha alcun senso. Non contestualizza niente. I cartoni animati sono per bambini principalmente. Assolutamente no. Come la pizza. E dovranno capire come se hanno contesto. Se hanno ma che contesto c'hanno? Ma che serve? Non servono a niente. Mi dispiace, ma i cartoni animati sono per bambini. È una gran minchiata perché adesso sono settorializzati pure quelli. No, adesso ti faccio un'altra domanda. Sono Sedia. Targettizzati anche quelli in base alle fasce d'età. E indovina chi li guarda di più? Ma non, quello non ha senso, Sedia, perché quello è il libero domanda. Arbitrio della persona. Cioè. Sì, è arrivato Dio. Ora Sedia, posso cambiare la cosa che ha scritto Leo? E tu mi rispondi comunque sono d'accordo o in disaccordo. Ok. Va bene. Il sesso. Proprio nella vita reale, con un contesto, con una persona ma sì, che ami. Ma scusami, ma quello ha senso? Ma dico, nei cartoni animati raramente ha un... bisogno nella storia di esistere, quindi non serve a niente la maggior parte delle volte. Ma allora non ha un contesto, perché viene messo? Noi abbiamo appena detto se ha un contesto. E sì, ma quando è che ha un contesto? Dimmi tre esempi. L'ho detto prima. Ma che ne so, nella premessa della domanda. Un anime sentimentale, un anime di genere romantico, prima o poi quella scena ce la devi mettere nel film. Scusa un attimo, adesso Evangelion. Ah Cristo, porca, ho dato il pugno con la mano rotta sulla scherma, che dolore. Allora gli hentai, esatto. Ma non gli hentai, ma senza andare sugli hentai, ma anche un anime che si basa sulle. Cazzo, Ranma un mezzo. Ok, là era pieno di fanservice. Ma non era davvero fanservice. Cazzo, c'è questo qua che a un certo punto gli si risucchia il badongo e gli viene la farfugna. Che sta dicendo? E non vuoi mettere una scena. È una lingua di World of Warcraft.
Biodiesel on fire. Vabbè, comunque oggi. Io direi andiamo alla prossima domanda, perché purtroppo sì, esatto. l'ignoranza ma quindi allora quindi sedia prende un punto, sì, prende un punto sedia, bravo sedia, l'unico a cui fa grazie. Schifo il sesso, ma non niente. Per cattivo gusto, niente. Comunque signori, hai cappato proprio ignoranza completa, mi dispiace. Io sto esagerando, ecco... ovviamente. Sì, sì, sì. Ora vi do la seconda domanda. Vai. Che fa parte di un quintetto. In queste domande che ho fatto ce ne sono... scusa, questa cazzo, è la dovevo la usare il parere domanda. Oggettivo. No, ma tanto già avevi il punto. Ma mi fate parlare, Cristo Dio! Allora, questa è la quarta domanda. Io vado avanti adesso. Muto Discord. Non ti sentiamo. Ha ragione, ragazzi, per favore. Puliti e profumati. Quindi finito il format, torno a giocare a Minecraft. Appena si smuta, chiediamo scusa. Tagliando la pizza in 8 mangio di più. Ah, ecco quella è la. Tagliando la pizza in 8 mangio scusa, di più. Scusa, Leo. Mi ero mutato, non vi ho sentito. No, ti chiediamo comunque scusa. Ti abbiamo chiesto sì, scusa. Scusi. Chat, votate, il link scusa, è sempre Leo. Quello. Potete votare, fateci sapere la vostra. Cioè, la domanda è proprio questa qua della pizza? Sì. Non si sente Leo? Minchia, qua abbiamo il genio delle gag, davvero. Minchia, mamma mia. Ciao Viola, vabbè, grazie al nono mese. E ancora... Ah, no, sì, infatti ancora non votiamo. Ancora. Ragazzi, votate, per favore, sapete... Votate, il vostro turno. Tagliando la pizza in 8 mangio di più. Che cazzata boh. Questa. Se invece di tagliarla in 4 lasciarla intera. Altra domanda sulla pizza. Altra domanda sulla pizza comunque. Quante ce n'è sulla pizza? 5. Ok. Va allora, bene dai, direi che la chat però... ha votato. La chat ha votato per il 56%. Non sono d'accordo. Non quindi sono la piazzo d'accordo. Qua. Dai, votiamo pure noi. Votiamo. Pure no, io. Ma aspetta un attimo. Vabbè. Allora, c'è stata una persona che però ha giustamente chiesto questa cosa qua. Tagliandola in 8 mangio di più rispetto a tagliandola in quanto? Perché in se 4. Rispetto a tagliandola in 16, allora mangio no, bene. No, no, in 4. Beh, cioè, però questo è intelligente. No, scusami, aspetta. Niente, qualsiasi affermazione logica avrebbe totalmente distrutto la mia opinione. Ma hai votato, sono d'accordo. Ma non sei d'accordo, minchione. Scusami, Ma non perdonami. Sei d'accordo. Chat. Sta citando per fare punti, non è d'accordo. 4 e 8, qual è più grande? Mi ha convinto con questo ragionamento. Solo perché si fa fregare dall'illusione, tipo, dell'appetito che mai che fa più volte il movimento. Non è una cazzata, chat, non è una cazzata. Se io taglio la pizza in 8 è di più di 4, quindi mangio di più. È come quel cazzo di ristorante in America che ha venduto tipo il terzo di libra ed è fallito perché la gente pensava che fosse meno di un quarto di libra. Tu fidati di me. Sedia. Ma che ragionamenti state allora, facendo? 4 per 0,25? Ma che state dicendo? No, non si riesce a vedere un cazzo, forse si vede. Quindi sì, la tua opinione è automaticamente invalida. Ok, Sedia, lo vedi? Non si vede niente? Quanti quadratini sono questi? Se non mi sbaglio sono 8. Ok. Quanti sono metà di questi quadratini? Ha senso perché mangi per più tempo la pizza e te la godi di più semplice. Quindi è meno la metà. Hai ragione. Hai dato ragione a sé. È la metà. Non l'hai pensata proprio. Che cazzo state dicendo, ragazzi? Non l'hai pensata benissimo. Mi state confondendo. Oh cazzo, è vero. Io ragazzi non so che dire. Va bene ragazzi, guardate posso cambiare la mia opinione. Niente da fare, mi hai convinto. Io rimango in leggermente non sono d'accordo. Ho fatto il metodo scientifico. Hitler, se la chat vincono un punto. La chat ha dei punti? No. Ok, no. Ragazzi niente. Ragazzi, lo so che è difficile spiegare a sta gente di internet che la pizza sempre quella è, però, cioè, tranquilli, tanto abbiamo fatto noi il punto, noi che capiamo qualcosa. Voi avete cattivo gusto, vi mangiate meno pizza, cretini. Va bene, mangiamo meno pizza, che comunque abbiamo pagato sempre quei 6-7 euro, sempre quella, però se gli dico al tipo, tagliamela in 8, me la fa pagare di più poi, no? Ma non è... Va bene, Dlarz, mi hai costretto.
No, perché poi la pizza è sempre la stessa. Ma basta, madonna, ringraziate che non mi uso l'opinione oggettiva perché voglio aspettare. Ma è subito la domanda. Ma che te sei so? Ma solo per cercare di riportarvi sul cazzo di pianeta Terra. So benissimo che cadrò una domanda tipo... Siete brirrottati. Ecco. Io so benissimo che cadrò una domanda tipo le 16. No, vai avanti, dimmi. Vai, Leo, prossima domanda. Allora. La maggior parte dei cosplayer sono cringe. Oh cazzo, ecco. Quindi più del 50% vuol dire? Più del 50% dei cosplayer sono cringe. Chat, fra 3, 2, 1 potete votare. 3, 2, 1, votate. Votate pure, chat, fateci sapere cosa ne pensate. Questa è dura, l'hai fatta forte. Rimettiamoci al centro. Sì. Dov'è Berro Fronzo? Scusate, è scomparso. Non c'è più Berro Fronzo. Adesso a destra. Non è più in gioco. Rimettiti al centro, dai, che se no ci danno invalido il round. Boh, ma è difficile, perché non è che ne ho... Mi nascondo qui dietro, come sempre. Cioè, le vedo in fiera, le cosplayer, i cosplayer. La chat sta votando. Ha detto la maggior parte, cazzo. La chat ma vota. Tipo in che senso? Vota vabbè, per il 63%. Per capito? Un po' ti fanno vergognare per loro. E dipende se, li specifico cosplayer nel momento cosplayer, non al di fuori, nella vita sua normale. No, no, assolutamente. Allora, dipende. Se il cosplay è fatto tipo di merda, allora magari sì. Dici devi dirmi te se secondo te la maggioranza o no. Ma non lo so. Cioè, io li vedo passare quando sto a fare meet and greet. Non è che. Cioè. Allora, Lanzi, prima di dare. Allora, innanzitutto la chat. Vi do il voto della chat e poi discutiamo noi. La chat ha votato per il 60%. Sono d'accordo. Quindi okay, la chat si piazza qua. Okay, però adesso discutiamo. Dani, io sono interessato perché avrei messo sono d'accordo. Però la tua argomentazione è interessante. Spiegami un po'. Allora, io li vedo passare. Non ho mai interagito con loro. Potrei trovarli cringe se vedo che il cosplay è fatto malissimo, tutto a cazzo di cane. Quello non cringe. Ho visto gente che c'ha i cosplay che sono fatti tipo bruttissimi. C'hanno i cosplay tutti storti con i vestiti, tutti girati. A me non cringe quella, a me cringe l'atteggiamento, le varie. Dico, se dovete fare i cosplay, cazzo, ma imparate, mettetevele almeno dritte le cose. Tipo, ti arriva quello col cartello free hugs, arriva e ti fa: Nyan, vuoi un abbraccio? Ma quello è un cosplayer. Io gli sparo. Senza il cosplay, con le orecchie da gatto. Alle ginocchia, cazzo. Metti che al cosplay con le orecchie da gatto. Non a chiedere allora, abbraccio a nessuno. Mi espongo io per primo. Vai. Allora, io metto per metà sono d'accordo. Quindi sei d'accordo che il 70% dei cosplayer siano cringe? Diciamo 60. Okay. Diciamo che però dico... È un mio problema e che comunque per me va bene. Cioè, è bello che facciano quello che gli piace. Ma stai zitto che nel privato li insulti come la peste. Ma, non è vero. Ma che stai dicendo? Non dire che fa tutto il paladino. Quando siamo tornati dalla Games Week mi fa: Madonna, hai visto quello che c'è venuto a chiedere una foto? Mamma mia, non è vero, non lo farei mai. Non lo farei mai. Io lo farei, ma non quelli di Aspin Hotel. No, scherzo. Che sono la maggior parte. Chat, no, non è vero. Fatto ricordare dei cosplayer di Aspin Hotel, quindi adesso sono d'accordo. Allora, io adesso, Hotel. Guarda, adesso mi inimicherò tipo tre quarti. No, ma è una cosa mia, cioè, come quando non ti piace il ramen, no? Il ramen? Cioè, il metallo? Tu magari dici, no, vabbè, non mi piace il ramen, però tutti gli altri che se lo mangiano per me vanno bene, cioè non è un problema. Ma infatti qua l'opinione non è che i cosplayer vanno bene o non vanno bene, ma che sono imbarazzanti per tanti atteggiamenti o per molte cose che fanno. Per me alcune cose sì, per la maggior parte sì. La maggior parte degli atteggiamenti legati al mondo dei cosplay... Anch'io sono d'accordo con questa opinione, però molto più alto rispetto a... Mi hai appena insultato! Mi hai appena detto malissimo! E poi sei d'accordo merda. Con me! Che persone che... Allora, io adesso so che mi inimicherò un sacco di persone per questa cosa qua, però io penso... Lo sto per dire. Io credo che tipo la comunità dei cosplayer sia molto simile alla comunità delle persone che guardano anime. Ovvero sono persone che per... Silenzio. Ovvero che sono persone... No, sono perché non è vero. Scusa, la gente che si veste da cosplay di League of Legends non guarda gli anime, ma se fa comunque cosplay... Li guarda lo stesso. Ma io sto dicendo che il problema di questa gente è che basa tipo il 95% della sua personalità sul cosplay che fa. Ed è questa cosa che mi incasina il cervello. Cioè, io sono tipo amicissimo di un sacco di cosplayer super fichi, delle cosplayer super fiche. Ho ruolato assieme a Leon Kiro, che è un cosplayer della Madonna. Cioè, quelli là sono tipo intoccabili, nessuno dice un cazzo. Però
quando è uscito Deadpool, il come si chiama, il Lucca Comics dopo, c'era una piazza intera di stronzi vestiti con una calzamaglia rossa e io sono finito in giro a odiarli, a voler andare in giro con un'accetta. Il giorno dopo che è uscito Suicide Squad erano tutte vestite da Harley Quinn. Ma cazzo, ma poi, cioè, nel senso, anche io quando avevo 12 anni sono andato in giro a fare il cosplay del Corvo, d'accordo? Con la faccia pittata di bianco come i gruppi allora, rock che ascolta Poldo, d'accordo? Però cazzo, per la maggior parte sta gente è impazzita. Tu tra l'altro fanno le competizioni, si mettono le votazioni, mandatemi i voti su questa cosa qui, quindi vaffanculo, io adesso mi metto che nel Ferro odia i cosplayer. Posso dire la mia? Sì. Allora, cioè, la cosa lì di basare la personalità sul personaggio e poi il giorno dopo, vabbè, quella cosa là da ragazzini l'abbiamo bene o male fatta un po' tutti. Sì. Loro, chi la fa sui cosplay, noi l'abbiamo fatta su magari altri personaggi di anime. Io sono o su gente dei sì, capito, cioè Sega lo fa ancora, quindi però capito, da ragazzini ste cose le abbiamo fatte tutti. Poi il problema è se tu continui a basare la tua personalità di persona vera che vive nel mondo reale con le persone reali su un personaggio che non esiste, è fittizio, ha quei comportamenti un po' sopra le righe e se lo può permettere perché è in un mondo di persone che non esistono, mentre tu se usi gli atteggiamenti della gente degli anime nella vita reale vieni preso come uno scoppiato ed è giusto così, fidati. Però, finché sono ragazzini, lasciali fare. Poi io mo non penso che tutti i cosplayer, oltre a fare i cosplayer, siano tutti quanti dei rimangiati che arrivano addirittura a vivere come se fossero il personaggio di quella. Anzi, sicuramente ci sarà gente che lo fa tantissimo, ma ci sarà pure gente che è capace di, cioè, fa cosplay ma è pure capace di campare. Boh, ma secondo me è più un prendi chiaramente il ramo degli anime, dei manga, eccetera eccetera, che già è cringe di suo, lo fai o altro, e io dico che c'è di male, che c'è di male, sono libero, sono cringe, esatto, ma sono libero, posso fare quello che voglio, cringe, sono inscalfibile, capito? Dai, quindi bro, va bene, hai detto che tutto, fra ragazzi, ma quando parlate di Dragon Ball anche voi in modo serio anime, cioè siete va bene, dai. No, quindi comunque, tu, Dani, sei in disaccordo, in accordo. I puntini su lì. C'è la mia chat che adesso sto dicendo: Berro, fottiti, Berro, meriti la forca. Ascoltate, cazzo. No, se altri 45 minuti di dialogo. Da sto discorso, se avete capito, il cosplay fanno cacare. Chi fa i cosplayer è un coglione. Allora non avete capito un cazzo. Non avete pensiero critico. Dovete tornare a vedere i video di Fortnite. Ma non mi dovete venire a cacare il cazzo. Oh, che cazzo c'hai contro Fortnite? Questa gente, cazzo, è impazzita nel culo. Prego, però mi scusi, signor Poldo, se l'ho fatta lunga. Dai, passiamo alla prossima. Passiamo alla prossima. Un cazzo di forma di dibattito, vaffanculo, Andrea. Devo dire l'ultima cosa. Berro, va bene tutto. Sì. Non voglio litigare. Adesso parlo io. Non voglio litigare, però la cosa del fatto, tipo, esce Deadpool, il giorno dopo tutti Deadpool, esce Harley Quinn, il giorno dopo tutti Harley Quinn. Sti cazzi, è molto, cioè, generalistico. È normale, sì, che succede. Io direi che la cosa che ci dà fastidio, quello che è popolare, la possiamo cattare a una certa età, secondo me. Cioè, okay, io pure prima dicevo: ah, che palle, quella cosa è mega popolare. Conosco gente comunque grande, allora mi metto che ancora dietro ragiona così, eh. Ah, quella serie tutti ne parlano, io non la guardo allora perché sta sul cazzo. Come, non sei d'accordo con questa cosa? No. Infatti Poldo cresci, cioè. Dai, sto scherzando. Dai, allora, no, quindi no, tu, Dani, cosa hai votato? A Dark? No, io sono tipo 50. No, cos'è? Tipo di 49. Di un punto verso il non sono d'accordo. E allora sì, ho preso il punto, Dani. Ma guarda, Teo. Madonna, Dani è la persona meno oggettiva. Ma io già avevo un cattivo gusto. Dani sta citando brutto. Io però sto facendo il meta perché sto, come si dice, giustificando, ma in maniera perfetta tutte le mie. Vabbè, pure essere con grande modestia, soprattutto. Dovrebbero essere pessime scelte. Dai, la prossima, Leo, vai. Allora, la prossima doveva essere una un po' più seria, ma dopo questa ne metterei una un attimo ancora più ti tranquilla. Ti ringrazio. Vorrei che la leggesse sedia. Vorrei che la leggesse sedia. Sedia assomiglia a Nico Cado Avocado. Non sono d'accordo. Vado a vedere chi è su Google perché non lo conosco. Non so, ma dici Nico Cado Avocado prima, vai, o dopo? Chat, potete quando vuoi. C'è il momento in cui ok, chat, da ora in poi potete votare a tutte le chat, quindi ok, dai. Cos'è sta persona? Chi
chi chiama, chi è che si mette sono d'accordo e mette la cosa oggettiva? Berro, fai la cosa oggettiva, Berro. Merda, non ci provate, non ci provate, merdosi. Merda che io l'ho già usato, merda che io l'ho già usato. Merdosi. Boh, dovrei vederlo allora, senza occhiali da sole. La chat vota sono d'accordo, la chat vota sono d'accordo. Ma è questo tizio con la maglietta rossa? Sì. Posso chiederti, Apoldo, la percentuale del sono d'accordo? 63%. Ok, grazie. No, che state... Anzi, no, ma fisicamente, ma non è vero. No, cioè... Massimiliano Rossi. Allora, io voglio solo dire una cosa per dare valore alla mia opinione. Ma cos'è un meme? Io non ho magliette rosse. Ah beh, allora... Ok. Poldo, quanti ne hai? Zero! Come zero? Cosa sta prendendo l'acqua? Zero. Secondo me... No, Poldo, io mi ricordo che ce n'hai una. Guarda che sicuro ce n'hai una. Io mi ricordo che ce n'hai una. Una con tutte le cose metal, tutte con le robe. Io odio le magliette rosse e non ho una maglietta rossa. Vabbè, comunque, l'argomentazione che sedia sembra Nico Cato Avvocato è anche nel cuore. E non perché gli sta per scoppiare, ma perché hanno una personalità simile. Hanno una personalità simile. Ma ti pare che io urlo ogni due parole e scorreggio? No, tutto il video. Ci stiamo, secondo me. E non lo so. Allora, io dico che tu sei Nico Cado, ma perché nel mio cuore... Ma poi la chat ha votato, sono d'accordo. Ma siete cretini? Okay. Io voto che tu sei Nico Cado solo perché nel mio cuore effettivamente tu sei Nico Cado, in ogni modo. Perfetto, ma perché? E dai, quindi vabbè, il punto va a Poldo. Grazie, però, ragazzi. Questo gioco si è rigato in una maniera cursata. Nonostante però, vabbè, il popolo... Vabbè. Ma posso sapere quante domande uguale per ci tutti, sono circa? Tranne... Cosa? Ora... Sì. Se posso sapere quante domande ci sono circa in totale? 20. 150. Ah, okay. Spudorato mentitore. Cosa? Lo sapevo! Era proprio quella che dicevo con tutti i cosi qua! Ha mostrato la maglia rossa, Berro. Sì. Quella che ha detto che non aveva. Che persona indegna. Questo. Bugiardo. Bugiardo. Ma coperti, tu abbia perso di ogni tipo di credibilità adesso. Di disonore, andiamo avanti con la prossima domanda. Io non sono coperto di nessun disonore. Silenzio. Di McNuggets, scusa. E questa bella questa. Questa qui è un po' più seria. Ah sì? E la faccio scorta perché non ci sta dentro tutta. Vai. Gli influencer non dovrebbero pubblicare niente con opinioni politiche. D'accordo o in disaccordo? Questa è quella aspetta, seria. Dani, deve votare la chat. Allora, deve votare la chat. Chat, cazzo, aspettate un attimo. Adesso potete votare. Fateci sapere le vostre votate opinioni. Votate chat, se che questa è importante. Andate a votare. capito? È una differenza a questa Vedi? Cosa. Bisogna avere le opinioni politiche. Bisogna avere le opinioni politiche. No, direi andare a votare sì. Qui è l'argomento un po' alla chat, così possono capire anche loro prima che fate voi. Vai. L'influencer può dire la sua opinione politica? Sì, perché è libero di farlo, o no, perché potrebbe spostare influenzare l'opinione le su persone. Quello che pensa? Ed è giusto o sbagliato sta cosa qua? Secondo allora, voi, cosa siete d'accordo? La chat ha votato per il 56%, sono d'accordo, quindi non dovrebbero... Questa è vicina abbastanza. Questa non dovrebbero per loro pubblicare nulla di opinioni politiche. Io però vorrei specificare, perché... Cioè, perché opinioni politiche vuol dire proprio... Cioè, tu intendi opinione al 100%, sì, quindi non anche... Ok, però se è qualcosa che riguarda la politica, io la posso postare, a meno che non è un'opinione. Cioè, dire andate a votare non è un'opinione. No, okay. Un'opinione è fare un video dire... dove sei di parte. Dici, secondo me, le donne che abortiscono queste cose qui. Non votate Salvini, io ho votato questo qua, non dovete fare da influencer. E io dipende dall'influencer. Io direi sono d'accordo solo perché così eliminiamo tutti quegli influencer con un neurone. Perché già forse l'equazione implica che gli influencer abbiano un Bravo, neurone. Bravo, ok, ecco, ed ecco. Okay, allora io mi posiziono nel frattempo. Allora, io sono parzialmente d'accordo. Perché? Allora, è un'opinione seria. Perché sono totalmente per la libertà di parola io. Tuttavia, okay, riconosco che la maggior parte degli influencer, nonostante facciano questo lavoro, è molto difficile che tutti sappiano comunicare bene. E saper comunicare bene un'opinione politica
è fondamentale. Perché non deve lasciare, non deve lasciare, come dire, roba, non ci deve mettere roba emotiva di mezzo. Quindi, ma sono rari anche quelli che si occupano solo di parlare di politica, capisci? Che hanno, quindi, questa cosa. Quindi sì. Io, diciamo che utopicamente, libertà di parola per tutti. In questo caso forse, però nella vita vera direi magari no, magari no. Ok. Anche perché io... basta un'opinione sbagliata. Posso aggiungere una sola cosa alla mia opinione? Mm-hmm. C'è stato un influencer che ha beccato 70.000 voti ed è entrato nel Parlamento Europeo. Non sa nulla di politica. Merda. Voi non la sapete sta storia. Andatevi a informare. Andatevi a informare, è terrificante. Mi ricorda quell'episodio di Vota World di Black Mirror, dove saliva il presidente e l'orsetto. È pericolosa questa cosa. Per però, ragazzi, cioè, se ci rifletti, alla fine i social servono anche. Cioè, con un influencer, cioè, se comunica nel modo giusto e arriva a tanta gente, fa del bene, chiaramente, perché è un canale importante. Soprattutto non è un canale serio, non è un canale, è un canale quasi unfamiliar, quindi l'opinione può passare più forte. Non sì. lo so, dipende da una dinamica. No, non sono d'accordo io. Un canale che c'ha buone opinioni politiche, che può essere tipo, che cazzo ne so, un Breaking Cosa vuol dire buone? Che sei d'accordo tutti? Cioè, no, ecco, che buone sa che parlare sa. Di politica, buone è sa che spiegarla, bella, ma... è stato di tutto, riesce, cioè, a essere ponderato. Un content creator che parla di politica può esistere anche senza andare ad influenzare la massa con le proprie opinioni, che dovrebbero rimanere proprie. Un buon content creator di politica cosa dovrebbe fare? Dei video dove va a spiegare tutti i partiti, cosa c'hanno nel loro elenco, cosa vogliono fare, pro e contro di tutti, chi ne fa parte, spiegare tutto per bene, ma senza mai andare a dire e questo mi piace e questo non mi piace, perché quello deve essere a discrezione del popolo. Cioè, per quello secondo me un'opinione politica in mano a uno che influenza le masse non ci può stare mai. Non dovrebbero farlo manco gli attori, quelli in TV, che poi lo facciano comunque su Instagram. Minchia, forse cazzi. Gli attori o altri sono quelli che vanno più a piede libero con queste robe, schierandosi, cioè, molto facilmente. Non dovrebbero, io non lo faccio, cioè... Non... C'è Enzo Salvi, che ha 2 milioni di follower, faccio l'esempio, ma se lui mi dice la sua opinione politica, che lui ha fatto l'attore dei cinepanettoni, cioè io faccio, oh mio Dio, sta influenzando della gente che lo ama, della sua opinione politica, che non ha magari né capo né coda nel suo la sua strategia comunicativa, poi la sua fanbase, l'incredibile fanbase, capisci, cioè, per me è sbagliato, vi ricordo, Povia, che fa continuamente disinformazione. Cioè, capite? Quello, cioè, per me fatto. È pericoloso. Pericoloso. È pericoloso perché tu, essendo influencer, attore, cantante, quello che cazzo vuoi, cioè, c'hai comunque sulla coscienza il fatto che magari della gente un po' che ancora non riesce a farsi un'idea propria e non ragiona con la propria testa, tu ce l'hai sulla tua coscienza perché li hai influenzati e con qua, la tua idea, Dani, che poi è pure di merda. E qua, Dani, ti fermo un attimo, dando la parola a Berro, che è totalmente contro di te. Sì. Okay. Wow, voglio sentire. No, io sono mostruosamente in disacordo con questa cosa per il semplice fatto che un sacco di volte mi è capitato praticamente di vedere, non lo so, fumettisti, content creator anche per giovanissimi, eccetera, 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 che a un certo punto, quando ci sono state delle occasioni di cronaca particolarmente gravi e importanti e impossibili da ignorare, tipo, cazzo ne so, sta questione di Israele, eccetera, eccetera. Tipo quando con Lucca provato. Comics, quando c'è stata quella roba del patrocinio, tanti influencer si sono esposti politicamente, esatto, su tante robe. Per un robe. Sacco di motivi diversi, no? C'è anche gente che ha detto non vengo perché motivi miei, ha spiegato perché, senza per forza dover fare... Ma non era vota quello! No, ma non sto dicendo questo, però sono comunque opinioni politiche che possono anche essere opinioni politiche forti. Uno su tutti, per esempio, che mi viene in mente è Zero Calcare, che io mi ricordo ancora, tipo 10 anni fa, che gli andavo tipo a far firmare il quadernino e ho detto, senti un attimo Zero, ma tu sembri una persona tanto pacata e tranquilla, no? Però si vede nei tuoi fumetti che sei incazzato a bestia. Allora com'è che fai a tenere sotto controllo lo stress? E lui mi ha guardato con la serietà di una lapide e mi ha detto, io tiro sassi alle guardie. Perché effettivamente, guardando tipo un ragazzino effettivamente giovane come lo ero all'epoca, effettivamente ha avuto un qualche tipo di influenza. Ma il fatto cos'è? Che tu non è che tipo puoi dire, cioè, quello che mi fa incazzare è quando tipo tu fai nei tuoi fumetti o nella tua arte o nel tuo modo di comunicare
dai, fai passare qualche tipo di messaggio di solidarietà verso il più debole, verso il più povero, che cazzo so io. E poi ci sono questi cazzoni che evidentemente non la pensano come te, che ti dicono: uno come te non dovrebbe fare politica, dovrebbe stare nel suo, dovrebbe pensare a fare solamente i fumetti o la musica o l'arte. Oddio, però in quel caso lui è incentrato su quello, no, lui fortissimo. È incentrato su quello, no? Però è come praticamente adesso io per esempio avevo comprato un Giga Ciao, d'accordo? Quindi tipo quella Scottex, quelle persone super per bambini, d'accordo? E a un certo punto è arrivata praticamente una vignetta dove ci sono due tizi che uno dà uno schiaffo all'altro e quello che riceve lo schiaffo tira fuori una pistola e tipo gli scarica 40 revolverate addosso e arriva un altro tizio e dice: guarda che come reazione mi sembra un attimo esagerata. Ah, quindi sei a favore degli schiaffi? Questa cosa qua ovviamente trasudava politica da tutte quante le parti, un bambino piccolo non capisce di che cazzo si sta parlando, però era effettivamente un'opinione politica messa all'interno di una cosa per bambini. Quindi secondo me, per quanto effettivamente sia sacrosanto che c'è gente che non sa parlare di politica, che c'è gente che sicuramente fa dei danni incredibili, gente che dice che schifo il voto alle donne solamente perché deve prendere due o tre visualizzazioni in più, nonostante tutta quanta sta merda, tu come influencer non è che molto spesso decidi di essere influencer, tu fai un lavoro, tu fai delle cose, tu guadagni molte persone che ti seguono e a un certo punto tu hai anche un'opinione politica, non è che la puoi tenere nascosta solamente perché ti seguono 2 milioni di persone. Cioè, magari puoi non andare in giro. Ok, chiaro, però come dicevano gli altri, un conto è mandare messaggi positivi, mandare messaggi di pace, mandare messaggi come no alla guerra o altro, che per me sono fuori dalle opinioni politiche. Anche però tu dici, quella cosa trasudava. Però alla fine quella è una cosa comunque pro pace per un certo punto di vista. Quindi dal punto di vista forse di opinioni politiche io penso che ci si riferisca a quei casi in cui si vanno a dire delle grandissime puttanate che escono da questi campi. Ma se tu pensi che per esempio anche per la questione israelo-palestinese tutta quanta la gente che diceva siamo per la pace, ah quindi difendi Hamas, quindi sei un terrorista anche te, cioè adesso ripeto, già so che sto andando dentro una roba che non si dovrebbe dire all'interno di una cosa, perché tanto mille volte pre-live ma tu capisci bene che io non è che posso cazzo mettermi, a parte che l'altro giorno siamo arrivati tipo a parossismi, tipo un ragazzino che mentre appunto sto mettendo giù la fornace su Minecraft mi dice: ma Berro, ma tu cosa ne pensi dell'attentato a Trump? Cazzo vuoi che ti dica io che gioco a Tetris? Capisci? Dell'attentato a Trump. E io ho messo, diciamo così, sto sottotitolo, ho detto: va bene, per quanto sia assurdo che un tizio che gioca a Tetris ti venga a dare l'opinione sull'attentato a un ex presidente degli Stati Uniti. Capisci? Per me quello è assurdo. Perciò dico, diciamo che in un mondo bellissimo ti direi perfetto, ognuno può dire quello che vuole, ognuno può fare quello che vuole. Però ma i lati caso negativi sono così tanti rispetto a quelli positivi che forse esatto dice questa perciò roba. Perciò non dico che uno non dovrebbe averle, però dovrebbe, cioè, ci vorrebbe un po' di controllo. Quello sicuramente, però non così tanto da dire tu non dovresti esprimerti via politica, perché in realtà tantissima roba è politica. Quindi è tipo impossibile non fare mai politica. Sì, io credo che senso qua per opinioni politiche si intenda. Infatti in chat mi dicono: beh, no alla guerra, no al razzismo e no alle fake news sono opinioni politiche, anche se non tinte di un colore evidente. Però io credo che qua per opinioni politiche intendiamo che da un giorno all'altro mi dici perché il programma elettorale di questo fa schifo ed è meglio quello, perché questo, quell'altro. Quando credo qualcosa di più forte in questo caso. Sì. Però sì, cioè se prendiamo opinioni politiche effettivamente per quello che è, allora è un po' generale, è un po' generale. Vabbè, io comunque rimango di questa opinione, però è molto basata sul contesto. Cioè, sì, alla pace, no alla guerra, opinione politica. Sarei d'accordo positivo a dire che tutti dicessero la loro opinione. E destra o sinistra, magari stai zitto. Ma anche su vota quello, questa vota è la conclusione di questa la destra, la sinistra, è molto legata al contesto, estremamente legata al contesto ed è un argomento davvero molto che bello che hanno fatto la super bomba, è la bomba. Questa era la più pesante che avevo. Viviamo già in un futuro distopico in cui gli influencer vengono pagati per dire vota questo. Sì, porca esiste troia. Già merda, non l'ho mai valutato, cazzo, nemmeno io, speriamo, non l'ho mai valutato. Però se tipo una Taylor Swift, che ne so, viene pagata a fior soldi per dire io voto Trump. Non lo cioè, dire, adesso non lo dire, perché è una controversia assurda che già sta accadendo. Sto zitto. Già ci sono cazzo i cantanti. Lascia stare, sto zitto. Quindi, l'altro giorno prossimo uno di quelli degli NSYNC che andava da Kamala e dice: cosa diciamo a Trump alle prossime elezioni? Bye bye bye. Cioè queste cose cringissime tipo.
ti giuro. Abbiamo preso punto io e Berro, quindi. Berro e no, Pongo, comunque... i metallari hanno il punto. No, comunque Berro, Berro, alla fine hai detto due cose che per me sono al di fuori del mio dire non sono d'accordo. Cioè, le due cose che hai detto tu per me sono delle eccezioni valide. Cioè, quindi, ecco, quindi... ecco, infatti per questo dico, cioè per me è totalmente estremamente valida l'opinione di Berro. Allora a sto punto dovrei mettere tipo un po' meno, cioè così perché diciamo c'è quelle eccezioni, ecco, esatto. diciamo ci sono delle eccezioni che mi fanno dire ok, in questo caso sì. Per me dipende estremamente. In chat mi ricordano l'escalation, taglio la pizza, se mangio la pizza in otto mangio di più, i cosplayer sono cringe, politica. Dai, prossima. Cioè, ci siamo staziati su questa. Come ci siamo Marx, seppur sbagliata, lotterò con tutto me stesso per farti dire l'opinione. Ma andiamo con la prossima. Ma anche io finora, quindi. Sei a due. Sei a due? Sì, ma fino a prima ne avevo uno solo, per l'appunto. Cioè. Dicevo, prossima domanda. Sempre di politica? No. Ah, grazie. La trap non è musica. Ah, oddio, come ci si mette fuori da... un'altra mezz'ora di io e Berro che parliamo. Oh, chat, vabbè, Berro, potete votare fra 3, 2, 1. Votate in chat, amici. Devono votare prima la chat, prima la chat. Prima questa, questa me l'hai ciulata, Leo, te l'avevo detto. Sì, assolutamente. Comunque, mi piace tantissimo, Poldo, che time le pubblicità perfette per quando esce la domanda nuova, così la gente non sa cosa facciamo e deve fare lo stream deck. No, in realtà sono randomiche, quindi niente. Allora, vai, la domanda chat, iniziale Poldo ha fregato un punto. Qual è ah, perché si è spostato all'ultimo. Cioè. No, non avevo ancora messo il mio voto, io mi sono semplicemente spostato. Ma sta cosa dobbiamo cambiarla. Ma perché? Ma se ascolto quello che mi dite e faccio una mia opinione, se cambia, perché non posso cambiare? Ma tu devi dare subito Non la faccio in funzione del punto, va là, la faccio in funzione del mio parere. Qua stiamo vedendo un pattern piuttosto chiaro, come sei cambiato. Signori, aspettate un attimo. Sono i rivals delle opinioni, si vincono 100.000 euro, Questi... Cosa? Raga, aspettate un attimo perché la chat è 51% contro 49%. 50%! Oh! Metà spaccato. 113 contro 113. Dai, chat, votate merda! Un altro po'. 51 contro 49. Minchia, stanno combattendo prepotentemente. Cioè, minchia. Devo votare anch'io. Più divisivo del mondo. Vai, il link è sempre lo stesso. Chat, ce l'avete pinnato. Chat, ve lo mando. Ce l'avete pinnato. Votate nel link. Vado. Vai. La chat vota per il 53%, sono d'accordo. Perché cioè, non è musica. Non è musica. Che non è musica. Vai, signori, votiamo noi. Votate voi. Com'è la trap non è musica. il è fatto bellissimo. È che se adesso dico di sì, faccio il vecchio di merda che non capisce le nuove mode. Porco certo, Dio. Fallo per tu devi fare la tua opinione. La tua opinione. Cazzo di opinione posso avere, boh. Allora, Berro, prima che rispondi, non è la domanda letterale se è effettivamente musica per la definizione di musica, ma è inteso, la trap è un genere musicale bello o brutto, credo. No, sì, no, vabbè, allora, no, fa cagare, però è musica, sì. Mi metterò al 51% verso non sono d'accordo. Non ci posso credere! E quindi la chat prende il punto! Sì, nessuno prende punto. Vabbè, qua siamo tutti d'accordo. Raga, ma esiste la trap fatta bene? Basta con sta stronzata da 10 anni. Io potevo fare merda... Io potevo fare ragazzi, ragazzi, potete crescere un po', basta, perché se andate a scuola è palese che dite che la trap fa schifo solo perché in realtà vi stanno sul cazzo alcuni vostri compagni che se l'ascoltano e non avete il coraggio di dire mi stanno sul cazzo loro. Allora guarda che io anziano la so tutta quanta memoria. Cioè, dai, basta, hai appena spiegato l'essere edgy alle superiori. Fate cadere sta maschera che iniziate a vivere anche meglio, non è per dissarvi, vi do un consiglio per vivere meglio. Io pure ero così, ho iniziato a vivere bene quando ho smesso di fare così. Cioè, leggi a tutti i cazzo di costi. Posso Madonna. Dire che io ho sempre odiato la trap, ma Oi 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 di Fendi, di chi è una delle mie musiche preferite. Legit, no, in realtà ci sono un po' di robe, molte robe. Come è vero che ci sono tante cacate che vengono prodotte sulla base della trap, ma come ci sono cacate prodotte ovunque. Ma sai quante canzoni e quanti dischi escono trap adesso che fanno cacare? Cioè, ne esce uno decente ogni 10. Vabbè, il periodo dove è diventata famosa, dove tutti la facevano, è stato il periodo in cui tutti l'hanno conosciuta e quindi tutti a farla di nuovo faceva cacare. Vabbè, dai, vedo che qua nessuno prende punto.
La trap... Cioè avrei potuto... Guarda, io lo dico sempre che due cose mi fanno cacare per quanto riguarda la musica. La trap e l'indie. Non riesco a sopportarle. Però comunque... Che cos'è l'indie? Spiega meglio che cos'è l'indie. No, l'indie... Cosa stai dicendo? Fra, sistema delle casse. Ma è questa cosa. Ma cosa stai dicendo? Ma perché ti fa schifo l'India? Ma solo perché... Indie, Indiana Jones, cazzo. Sei scemo. Perché c'è l'indie? Vabbè. Prossima? Prossima domanda. Abbiamo messo un po' in crisi tutti quanti. Ora andiamo più nello specifico. Ovvero... Oh no. Prende proprio questa, prende proprio una persona proprio perfetta. La domanda è... Il calcio è lo sport più noioso da guardare? Minchia, più noioso... No, fra, più noioso... Sei più noioso... Tra i più noiosi. Tra i più noiosi. Ok. Sì. No, il più noioso o tra i più noiosi? Tra i più noiosi. Tra i più noiosi. Minchia. Quanto vorrei che ci fosse Tamba, cazzo. Cazzo, questo è difficile, perché pure se mi piace, devo riconoscere che ci sono sport che sono molto più intrattenenti. Ok, chat, secondo potete votare, potete tra votare. Tra i più noiosi. Allora, tra chat, i più noiosi votate. Io ci metto il golf... Minchia, sai che bomba stare che... là a guardare. Fra, te ne dico uno, la Formula 1, 70 giri lì. Ma anche la MotoGP è la stessa cosa. No, no, perché almeno là sono 20, fanno subito. È rilevante questa cosa. Guarda, io vado a farmi una mozzarella. Però vabbè, da guardare, è vero, ok, va bene, ci sta. Il da badminton, guardare. Il badminton è una bomba, vattene a fanculo. Tu e la tua opinione. Il badminton è quello con i cavalli? Ma che no, è quello con le racchette da tennis lunghe. Quella pop con i volanti. Ah, è tipo tennis, è il tennis. È il tennis alle superiori. Qual è quello con i cavalli? Il cricket. Il polo. Polo. Cricket è tipo baseball con la mazza. Quello è figo. È figo secondo me se gli metti tipo le mitragliatrici sui cavalli. Polo. Per il resto è il golf con i cavalli. Ti immagini che figo. Allora, si chiama guerra comunque, non so perché. Discovered carri armati. Allora la chat dice, è impazzita quando avete detto che fa cacare la Formula 1. Dice non sono d'accordo per il 55%. Non abbiamo detto che fa cacare. Parlavamo, la domanda è sugli sport noiosi. Scusatemi se 70 giri sono noiosi per me. Scusate. Posso dire, ragazzi, che voglio prendere le opinioni proprio belle, perché stanno sempre sul 50 massimo 60%. Sì, poi che vi devo dire? Fatevi una gangbang con Lewis Hamilton. Che vi devo dire? Wow. Cosa, che problema c'è se ho comprato la Monster di Lewis Hamilton per omaggiare? Che merino questa sera, Dani. Lars, lo diciamo, tutti hanno paura di dirlo. Lo diciamo, la parte più interessante che ho mai visto di Michael Schumacher è stata sugli sci. Sei proprio un coglione, porca troia. Oh. Un giorno le casse ti ritorneranno tutte indietro. Io però la situazione Schumacher è stata più interessante di tutto il campionato. Di tutta quanta la sua carriera. Allora, io mi dissocio completamente da quello che ha detto Leo. Berro sta mangiando cattiveria. Che stai mangiando? Cosa stai preparando a sputare? Ah, a posto, così hai opinioni più cisi. È una mozzarella. Posso mangiare una mozzarella? Io difendi la pista con le patatine. Una cacciatella per meglio fioncio. Ma hai ragione, hai ragione. Allora, io sono diventato enorme. Oddio, per disgridarti. Maledetto, fortissima. Smettila di insultare. Mi metto sul naso. Sbutto la mozzarella. Ragazzi, questo round l'ha vinto Berro. Non ho visto ancora le opinioni. Gigante, porca miseria. Allora, io... Scusa, poi, Poldo, vorrei leggere un commento della tua chat che mi ha fatto un sacco ridere, perché abbiamo proprio... Vai. Sai quando tocchi quel nervetto che triggera? Vai. Saranno meglio 90 minuti di passaggi, forse un gol ogni 30 minuti. La Formula 1, come veramente non l'avete mai vista voi. Va bene, bro. Aspetta, mi metto così. Vabbè, non insultate i miei chatters. Okay. No, mi ha fatto un sacco ridere l'opinione sudatissima proprio del... Ehi, fra, A me piace la Formula 1. Cosa cazzo però hai saltato la parte dove dicevi 11 ragazzi con i pantaloncini che corrono dietro al pallone. Così facevi il boomer perfetto. Ragazzi, adesso dico io la vera opinione oggettiva. Lo sport fa cagare. Meglio la violenza e la droga. E farsi male. Puoi fare opinione oggettiva su questo? Meglio prendere tallonate sulla nuca ai concerti. Perché siamo arrivati a questa parte della live dove diciamo tutte cose bannabili? Allora, quindi Dani e Berro, dateci la vostra opinione. Io sono qua. Io mi gaso un sacco tutti quanti i mondiali. Guardavo Baggio quando ero piccolo. Io sono patito di calcio. Allora, Maggio è un mese. Io sono mese. Interista, ragazzi. Forza Inter!
Allora, io seguo il calcio, devo ammettere che ci sono molte partite che diventano un dito nel culo da guardare perché diventano noiose, ma poi ci sono alcune partite che invece sono il contrario, che galoppano di continuo e sono divertenti. Quindi mi metto leggermente... Hai perso i poteri! Mi metto leggermente... Non sono d'accordo, ma proprio di poco. Minchia, sei ha preso un punto. Sono quasi... Disgraziato! Sono quasi finalmente! No, allora... guardate, sì, è vero quello che ha detto Dani, però la maggior parte sono i palleggi, mi rompo i coglioni 90 minuti. Se che fosse, sono i palleggi? Ma sì, Seria, ma non sei obbligato. I passaggi, i palleggi è quando... Ma non sono obbligato, secondo me comunque un pochino hai detto palle con questo palleggio. Palle. Quali sono gli sport più noiosi, In questa domanda qua, io l'ho messa perché ho detto, questa domanda qua voglio mettere Berro contro Dlarz, perché Berro non mi sa uno da calcio. E poi mi vedo Berro che mi dice che è divertentissimo il calcio, Dlarz, ma non lo so. Io ho saltato delle live per guardare gli europei. È stato proprio il contrario di come l'avevo pensata. Allora, quello ci sono molti sport più noiosi del calcio, però, dai. Cioè, la palla nuoto e il calcio in acqua. Ah, ma avete cambiato però la domanda. È lo sport più noioso, non era tra i più... Vabbè, no, è tra i più noiosi, tra i più noiosi. No, non sono d'accordo, però un po' più qua, perché secondo me ce ne sono oggettivamente di più noiosi. Poi che sia noioso... Sì, la scherma, esatto, la scherma. Perché curling non si fanno male, si fanno... Io penso che sia il ritmo che rende uno sport noioso da guardare. Vabbè, ma che stai a guardare un film, dai, è uno sport. E se il ritmo dello sport è di base molto lento, perché ci sono, perché le azioni devono essere spalmate su 90 minuti, e insomma, capisci che diventa... Che ma diventa infatti, cosa? Per questo dico che è uno dei più noiosi. Faccio un esempio: il calcio sarebbe il calcio che accade al campetto con i tuoi amici è il più bello da guardare, perché il campo è così, voi siete in 5 e la partita dura 30 minuti. Qui è rimasta della Nutella. È vero. Per me gli sport meno noiosi sono quelli tipo di combattimento, però quelli dove si fanno male, tipo il Muay Thai o queste cose. MMA, quelle robe là. Sì. Perché tu non aspetti il momento in cui qualcuno muoia, tipo, e stai là. Ma che cazzo, cosa sì? Non credo, bro. Fra, io vado a dormire e mi guardo compilation 15 minuti tibie rotte MMA. E sono così. Cazzo, che brutto. sì, poi tiro una raglia di cocaina. Ma come cazzo fai allora... a dire che gli... Scusa, Poldo, ma come cazzo fai a dire che gli sport di combattimento sono noiosi? Quando tu per primo no, vai sono a dei tra concerti i meno noiosi. Dove tra la meno, gente tra dice tra everybody meno, was kung fu meno, Berro hai capito il contrario. È tra i meno, ha detto. Allora, posso evidenziare una cosa detta dalla mia chat sacrosanta? No. Datemi un gameplay di Subway Surfers al lato e mi guardo di tutto. Il brain rottaro, ciao Valentina, grazie al 14esimo mese. Prossimo quesito. Prossima domanda, questa qui è di nuovo sul cibo. Il mi sa che è l'ultima, considerando che sono le 21.55. Assolutamente no, poi ce ne sono altre. Ah, ok. Io l'ho scritte, noi le facciamo, state qua fino alle 11, bastardi. Leo, ok. Allora, non è, la domanda non è completa scritta, quindi ve la dirò io. No, vai, sì. Maestro Splinter. Nelle confezioni, le caramelle gommose rosse sono più buone di tutte le altre. Ma che cazzo di opinione di minchia è? Tipo, cosa devo dire? Gli orsetti gommosi rossi... caramelle da caso dal 94. Gli orsetti gommosi sono più buoni di tutti gli altri colori. Ah, chat, votate. Gli orsetti gommosi rossi sono più buoni di tutti gli altri colori. Oppure sì, con i vermi, qualsiasi cosa. Ma il rosso è il colore superiore. Con i vermi, che schifo. Ma chi mangia le caramelle con i vermi? Boh, un sacco di gente. I siciliani che si mangiano anche il formaggio. Sono i sardi. I sardi, il formaggio con le caramelle con i vermi. Sei talmente razzista che hai sbagliato isola, cazzo. Esatto, questo è un razzismo di secondo un layer, ma capito? Io credo che lo mangino anche gli siciliani, dai. Allora, questa domanda sta scatenando la reazione che volevo, che in chat è: non mi toccate le caramelle arancioni. No, quelle blu sono superiori. Cazzo dite, le gialle tutta la vita. Secondo me quelle con i colori caldi. Ma che succede anche da me? Ma che cazzo vi prende, ragazzi? Sono caramelle. Le caramelle al caso marzo. Allora, la chat... mangia la mozzarella col cucchiaio. No, mangio la Nutella col cucchiaio. Ah, ok. Fammi essere un ciccione di merda in pace. Sempre per quella cosa degli sport. Io sono quello cazzo che vede un tizio che si è allenato per anni fare un minimo errore e con la barba sporca di nachos fino al sottovento dice: ah, è patetico. Che
10 su 10. Questo è lo spirito. Ma io ho preso allora, un punto, non la chat me. La chat vota e non sono d'accordo per il 54%. Quindi molto molto okay. combattuta. Posso dire una cosa? Vai. Caramelle viola gang dalla mia parte. E oltretutto non cambia il gusto tra i colori degli orsetti gommosi, cambia il colore e basta. Cambia ciò non che provi che, tu. Non è che quella gialla è al limone o quella arancione è all'arancia e quella rossa è al sangue. No, la maggior parte delle volte sì. Ma no, ma... Ma sì, ma che no. è così. Allora, a me va bene tutto diversi. Finché non siete team verde. Team verde, realtà, siete il male. Verde, sì, in realtà, ma perché... alcune caramelle, se non sbaglio, quelle dell'Haribo, hanno proprio i gusti della frutta col colore. Però non hanno davvero. Tutti questi colori. Hanno tipo solo verde, rosso, giallo e non mi ricordo. Blu, e quelle i colori Power Rangers. Ma allora io cioè, non riesco a distinguere i gusti. Per me sono tutti uguali. Haribo, quelli rossi, spaccano. Perché sanno tutti di chimico ozzo. Ah sì. Comunque, magari non per forza quelli rossi, ma quelli coi colori caldi, rosso, arancione e giallo sono più buoni, è vero. Quindi sono parzialmente d'accordo. Cioè, non. No, aspetta, com'è? Sono più buone delle altre. Sono parzialmente d'accordo. Ma proprio di poco. Non quindi so se sia tutto. Chat, non spammate le emoti in chat, vi spacco il culo. Non so se stia che vabbè, sia quelle verdi alla placebo. Mela sono buone, comunque. Team blu, sono rosso, arancione, giallo, verde e bianco. Ragazzi, se mancano sì. sedie a berro da votare. Posso dire una cosa? Dove mi piazzo nella freccia se a me fanno schifo le caramelle? Rimani piazzati fermo. Proprio in bagno e caca l'anima. Perché io purtroppo ho questo problema che a me le caramelle di qualsiasi tipo fanno schifo. E ti fanno schifo le caramelle, e ti fanno schifo i cartoni, e ti fanno schifo i cosplayer, però e ti fa schifo il sesso. Però schifo di toilet e Fortnite sì, ma che uomo sei? Ma che uomo sei? Che uomo sei? Metal! Ora, ragazzi, vi faccio la domanda mi sono a conclusione. Visto la reazione sul cellulare di te che fai le corna. Chat, non lo so, non mi fate torsione testicolare, non funziona. No. Ragazzi, prossima domanda allora. No, aspetta. No, aspetta, io sono che non sono d'accordo, allora, cioè no, secondo allora, me è una cagata sta qua. Adesso sto in mezzo, quindi a me fanno schifo. Quindi le caramelle rosse sono più buone delle altre? No. Perché a me fanno schifo tutte. Allora ha preso un punto Dani. Va bene. Vai. Punto per Dani. Ma no, aspetta, dov'è Berro Fronzo? No, io sono un attimino più a cioè io non sono d'accordo perché secondo me è una cagata sta qua che le rosse sono più buone, cioè, è tutta condizione mentale. Esatto. Aspetta. Bravo. È come dire che una squadra che non è con la maglia strisce blu e nera. Quindi Blarz, detto anche il King del gaming, mi sa che ha vinto punto. Dani. Sì. Mi sa che ha vinto lui perché pure 5 punti. Ah, sì, porca miseria. Ma non è possibile. Tanti punti quanto. No. Cioè, però vedi, punti Dani messi prima insieme. Ci ha detto di smetterla di essere edgy. E invece adesso. Ci ha detto. Sto per buttare fuori dalla chiamata. Non mi buttare fuori. Dicevo, Dani prima ci ha fatto la morale dicendo che dobbiamo smettere di essere edgy. Ma oggi. È stato eletto lui come il più edgy della il serata. King, che ho dato la persona col gusto non doveva peggiore. Ho spiegato tra l'altro i miei motivi nella maniera meno edgy possibile, tranne quando poi ho insultato le persone. Là vabbè, là però è richiesto da programma. Cioè non si può fare. Vabbè, dove... cioè, potremmo dire che non doveva essere edgy, ma oggi invece... Ok, chiedete a Sedia un bacio. Sedia, mi dai un bacio? Allora sì, aspetta, vieni di qua. Comunque, allora, vi domanda. Sì. Vi leggo anche le altre che c'erano? O No, ce le teniamo per la prossima live. Perché secondo me sarebbero poi da aggiornare su alcune. Sì, molte sarebbero da aggiornare perché il prossimo host molto probabilmente sarò io. Vabbè, anche se ve le leggo velocemente ma, poi... Ma teniamocelo in un documento, non lo so. Poi magari si cambia leggermente. Sì, infatti, che poi magari sono alcune che ragazzi, vengono in ragazzi, non bruciamo la nostra creatività. Esatto, va bene, esatto. Niente, non posso dirvi le mie domande. Quindi, signori, il vincitore del primo episodio di Cattivo Gusto è Dlarz. Anche qua, oggi, il king del cattivo gusto. Sono il... Che... No, sono il... Sono il king del... Non funziona. Sono il king del gaming. Ma non funziona più. Oggi è morto. No, ragazzi. Dopo anni... Mi sa che è morto proprio. Dopo anni è morto. Da quanto tempo? No, raga, mi sa che è la prima volta che è morto. In anni.
No! No! No, un po' si sente, un po' si sente. Morto, no, in 4K oggi. Sono il King del Gaming. Non funziona più. No, bro. Da quanto tempo il prossimo Games Week? Da quanto tempo? Te le ordino io, te le ordino, te le faccio arrivare a casa. Fammi sapere che batterie sono. Che batterie grosse. Ragazzi, incredibile, è successo in live, ma dopo anni il megafono è morto. Il megafono. Non so se sia scarico o rotto, ragazzi, ma se è rotto io farò di tutto per salvarlo, lo farò operare dai migliori medici. Che arriveranno davanti a sto megafono, ma lei è matto. Perché sono così piccolino? Vero fronzino. È nascosto, un mini fronzo. Comunque abbiamo fatto un totale di 11 domande, ne avevo preparate 22. Minchia. E siamo arrivati esattamente a metà. Troppo dibattito. Bravissimi a tutti. Cos'è bravissimi. Questa figura? Ma una torre di palline. Allora amici, complimenti ancora a Vlads per aver vinto. Grazie a tutti per essere stati qua. Sono il King del Gaming, ragazzi. Grazie al carissimo Berro, al carissimo Andrat, ma soprattutto a Leo che ha fatto da host di questa prima puntata. Mamma, bravo, che Leo. Domande incalzanti. La prossima volta lui sarà un partecipante. Quindi opinione di sedia, giusto? Sono d'accordo. Tanto anche gli occhiali da sole, guardalo là, identico. Fai così. Ah, questa è la mia opinione. Sì. Perché è la maglietta di Fortnite. Ah, è la mia opinione che viene sfanculata. Esatto. Sì. Dai, sai che cosa, dai. A cosa rispondo io? Metal. Rock and Metal Community Italia. Ciao ragazzi, rock. Buonanotte. Ciao Dani, ciao Berro. Ciao a tutti. Buonanotte. Bye. Ricordate di spegnere Video Ninja, che poi rimanete qua collegati e vi vedo farvi le seghe. Ciao. Ciao. Amici miei, io spero che questo primo episodio di Cattivo Gusto vi sia piaciuto. Adesso, non so per settimana prossima, ma per quella ancora dopo, facciamo un nuovo episodio. Nuovi due ospiti incredibili. La prossima volta sarò io, l'host, e Leo e Sedia parteciperanno insieme ad altri due ospiti. E la F1era non è noiosa, mettiamolo in chiaro, sono d'accordo, non è noiosissima, a me piace, però la uso per, ogni tanto dico che è noiosa ad Alice solo per farla arrabbiare, perché a lei piacciono, mi sa le moto a lei piacciono, non le auto, non mi ricordo mai se la Formula 1 o la MotoGP o altro.